Eccoci qua, un altro appuntamento con l'associazione Boom, tanti sportivi che stanno rispondendo positivamente alle nostre domande, soprattutto che si approcciano con noi a questo modo di raccontare anche i nostri motti, la nostra associazione. È con grande piacere che questa sera abbiamo con noi un grandissimo ex ciclista come Marco Velo. Ciao Marco, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Allora Marco, innanzitutto ti chiedo come stai e come stai vivendo anche questo momento molto particolare legato chiaramente alla pandemia. Ma sai, fisicamente sto bene. Purtroppo siamo un po' tutti rattristati da questo momento, che poi non è più un momento, ma è diventato un lungo periodo purtroppo. Fortunatamente per quello che riguarda me, per quello che riguarda il mio mondo, quindi il mio sport, il ciclismo, l'anno scorso con tanti sacrifici siamo riusciti a portare a termine una stagione, traslandola di 3-4 mesi, però abbiamo dovuto concentrare tutto praticamente in 3 mesi, 3 mesi e mezzo, abbiamo dovuto fare quello che prima si faceva in 7 mesi, però siamo riusciti a portarla a casa, Giro d'Italia compreso. Mondiali, europeo, eccetera. Quest'anno boh, sembra partita meglio, nonostante comunque ci sono grossi, grossi problemi. Abbiamo sempre, comunque, ogni giorno a che fare con prefetture e comunque con gente che si occupa comunque della sicurezza, e quella deve venire sicuramente in primis, però per adesso. Siamo riusciti a fare la prima gara dell'anno organizzata da RCS, quindi l'UAE Tour, che si è svolto negli Emirati Arabi. Sono entrato 3 giorni fa e sono già pronto a ripartire. Domani riparto per le gare in Italia, quindi da Siena e poi Tirreno Adriatico, tutte le altre gare. Quindi incrociamo le dita e speriamo di riuscirla a fare, purtroppo con scarso pubblico, ma questo ormai è il leitmotiv di quest'ultimo periodo dello sport. Basta guardare le partite di calcio a porte chiuse. Eh sì, assolutamente così. Ti chiedo Marco, da ciclista, tra l'altro, prima di entrare poi nei nostri temi, il pubblico ha sempre caratterizzato ed è sempre stato forse una delle cose più belle del ciclismo, anche magari chi è meno appassionato era incollato al televisore a vedere un tuo grande amico come Marco Pantani scalare le montagne tra duali di folla, così come le tue volate in mezzo a duali di folla. Com'è vivere il ciclismo così? Tu che sei chiaramente all'interno di questo mondo. Ma la parola che mi viene in mente è triste. Comunque, gli atleti, i ragazzi, comunque c'è da fargli un grande applauso perché comunque si impegnano com al massimo e riescono comunque a dare spettacolo per chi lo guarda, per chi lo guarda da casa. Scusami la tosse, ma è un reflusso che mi sto portando indietro da anni. Non è Covid, anche perché ho fatto 30 tamponi dal 1 agosto l'anno scorso. E quindi veramente sono bravi perché comunque correre in certe situazioni senza pubblico è un po' come ho detto prima, paragone col calcio, giocare senza pubblico è come avere uno stimolo in meno. Comunque sono veramente bravi e meritano rispetto per quello che fanno. Allora, invece entriamo davvero sì negli argomenti della nostra associazione. Marco, ti chiedo di raccontarti un po', di raccontarci anche la tua storia nel mondo del ciclismo, la tua storia sportiva con tre motti che sono ascoltati, accendi la miccia e supera te stesso. Se io dico a Marco Velo ascoltati, che cosa viene in mente, Marco? Ascoltati, nello sport ci si deve ascoltare, se non ti ascolti non vai da nessuna parte perché la prima cosa da ascoltare è il proprio corpo, le proprie sensazioni, perché è da lì che impari a conoscerti e se non sei capace di conoscere te stesso, ad ascoltare te stesso, non puoi andare da nessuna parte perché comunque puoi avere i migliori preparatori, i migliori allenatori, puoi essere la persona più forte, però se non sai conoscere te stesso non riesci ad arrivare a superare quello che è il tuo limite, quello che il tuo corpo ti è in grado di darti e quindi a sfruttare al 100% quelle che sono le tue capacità. Questo è quello un po' che mi viene in mente da ascoltando la parola ascoltati. Tra l'altro nel ciclismo, Marco, forse più di altri sport, la fatica che dovete subire e fare durante questi chilometri è proprio l'ascoltarsi che determina magari anche il risultato di una gara. Esatto, perché non è una gara che si svolge in 10 minuti, in 15 minuti, dove
La parola ascoltati è relativa perché il tempo che tu perdi ad ascoltarti è già perso magari la gara stessa. Ci sono gare da 5-6 ore tutti i giorni, per 20, un grande giro sono per 20 giorni, quindi il sapere ascoltarsi e magari riuscire a gestire anche situazioni difficili, perché comunque sei capace ad ascoltarti, ti permette, magari sei in difficoltà la prima ora, però se sei capace ad ascoltarti e conosci il tuo corpo, riesci a superare certe situazioni che ti permettono di arrivare nelle ultime magari ore della gara ad essere competitivo e non demoralizzarti. E accendere la miccia per Marco Velo, magari non so, le chiedo anche un aneddoto di quando ha acceso veramente la miccia nella sua carriera. Ah, accendere la miccia vuol dire, lo vedo un po' come quando noi lo chiamiamo in gergo, quando si deve andare in guerra, quindi si deve iniziare la battaglia. Quindi lo usavano spesso i miei maestri, uno dei quali Giancarlo Ferretti, quando diceva adesso è ora di accendere la miccia, quindi voleva dire che bisognava far esplodere la corsa, e in quelle situazioni mi viene facile il paragone o ricordare Marco Pantani, che era uno che la miccia l'accendeva spesso e più volte anche nella stessa giornata. Quindi a volte accendere la miccia è anche una questione di essere imprevedibili, quindi non essere prevedibili, quindi sapere accenderla magari prima degli altri per cogliere in flagrante magari in certe situazioni gli altri, quindi avere quell'attimo in più, a volte abbastanza, un secondo in più per essere primi sulla riga dell'arrivo. Mi viene in mente anche nelle volate, l'accendere la miccia e sapere interpretare e riuscire a entrare in certe situazioni, nell'ultima curva oppure prendere la ruota giusta, e questo ti permette di a volte con l'astuzia e non solo con le gambe, di riuscire ad ottenere il massimo risultato. E poi l'ultimo, superare te stesso. Io qui ti volevo portare un po' anche sul mio ricordo personale, che è una delle tappe, secondo me, più emozionanti del Giro, quando Marco Pantani bucò e poi tu e un compagno di squadra lo avete aspettato, e poi quella tappa lì andò addirittura a vincerla. Lì vi siete superati, perché tra l'altro media alla mano avete fatto delle cose incredibili. Sì, lì è una forse delle imprese più grandi che ha fatto Marco, ma che abbiamo fatto anche noi come squadra. L'altro mio compagno di squadra, che hai citato tu, fra l'altro un altro bresciano, Enrico Zaina, che per me è più che un amico, è come un fratello. Sì, ci siamo veramente superati, perché noi, nella foga di doverlo riportare a recuperare quei secondi persi per quell'incidente meccanico, andavamo veramente forti. Infatti si vedono quelle immagini, ormai sono Sono trite e ritrite, storia, perché sì, eh. sono storia. Si vede veramente che sia io che Enrico, con Marco alla ruota mia, superiamo la gente. Sembra, la gente, gli altri atleti sembrano, tra virgolette, fermi, ma stiamo calcolando che erano i primi 20-25 della classifica, quindi non è che stiamo superando gli ultimi che si erano, e quindi sì, ci siamo superati, tanto vero che si vede proprio nelle immagini dove Marco addirittura fa fatica a stare a ruota mia e di Enrico, a volte si prende anche 5-10 metri, ma poi dopo a fine gara abbiamo avuto anche una discussione con Marco, perché giustamente mi dice: sì, ma voi andavate a tutta, però una volta che mi riportavate sui primi, voi parcheggiavate la bici e andavate su tranquilli, io dovevo arrivare su ancora fino in cima, dovevo fare ancora 3-4 km. Effettivamente ha ragione, però in quel momento lì era tanta la foga di volergli fare recuperare quel distacco, che poteva essere compromettente per il risultato finale del giro, che ci siamo veramente superati. Non è l'unica occasione, però sicuramente è quella più emblematica sul superare se stessi e essere comunque devoti alla causa al 100% su quello che era l'obiettivo finale, quindi di portare Marco nelle migliori condizioni a vincere il Giro d'Italia. Tra l'altro, voglio chiudere questa bella chiacchierata con te, Marco, proprio raccontando un po' Pantani, è sempre nei cuori dei tifosi. Si è detto tanto di Marco, perché è una persona che è rimasta nel cuore di tutti, ma tu che l'hai vissuto, che cosa potresti aggiungere a quanto già stato detto? Ma se ne sono sentite tante, se ne sono dette tante, tante esattezze e tante inesattezze.
Io non mi sento da aggiungere nulla a quello che mi sento io, a quello che ho vissuto io con Marco, e non voglio entrare nella retorica, nell'aggiungere o il perché non è più qua con noi. C'è una magistratura, ci sono comunque delle persone che stanno indagando, che hanno indagato, e spero che prima o poi si arriverà ad una verità, e soprattutto lo spero per la famiglia. Con questo non voglio dire che non sia già verità quella che comunque si è detta, quella che è uscita da tutte queste indagini. Sicuramente c'è qualcosa di strano, però non sono la persona adatta a dare un giudizio in questo senso. Quello che voglio ricordare io di Marco è ricordarlo Marco Pantani che attirava le folle, il Marco Pantani vincente, il Marco Pantani che voleva bene i suoi compagni, soprattutto quelli più fedeli, il Marco Pantani che mi ha adottato praticamente sin da piccolo ciclisticamente, perché quando ho vinto il Giro d'Italia ero il più giovane in squadra e ho fatto veramente dei mesi da lui a casa sua, dormivo da lui e mi allenavo con lui, quindi se ho fatto quella mia modesta carriera che ho fatto, lo devo sicuramente a Marco Pantani. Io non la chiamerei modesta, Marco, con tutto rispetto, hai fatto una grandissima carriera e sei stato veramente una persona che ci ha fatto emozionare. Ma una curiosità mia, ma gli dicevi qualcosa in dialetto bresciano? Ma a volte sì, perché così non lo capiva, a volte sì, perché così non lo capiva, però spesso usavo anche il dialetto romagnolo, perché comunque nella mia carriera ho corso 2 anni da dilettante per una squadra piacentina, che comunque vabbè, un po' si assomiglia. Ho fatto 4 anni in Mercatone 1, poi ho fatto altri 4 anni in Farsabotolo, dove tutta la matrice dello staff era romagnola, quindi un po' di dialetto romagnolo lo capivo, quindi magari qualche vaffa in romagnolo ce lo siamo detti. Marco, è stato veramente un grandissimo piacere. Ovviamente noi ti seguiremo come associazione. Grazie davvero per partecipare alle nostre iniziative. Ti auguro davvero tanta fortuna come dirigente, direttore sportivo per i trascorsi che hai in ormai prossimi, perché davvero la stagione sta entrando nel vivo e speriamo davvero di raccontare tante vittorie. Grazie, Marco. Grazie a te, grazie a voi, speriamo di vederci dal vivo, non tramite il video, vuol dire che Lo qualcosa di meglio, in speriamo. un periodo migliore siamo. Ciao a Speriamo tutti, davvero, lo grazie. speriamo davvero. Ciao.